Grazie Presidente. Presidente, io mi rivolgo a lei per condividere con i colleghi senatori e ancora di più con gli italiani alcune riflessioni che ineriscono il voto di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto sicurezza che stiamo esaminando. Questo decreto pone rimedio alla necessità di contrastare le prassi elusive della normativa internazionale in materia di ordine e sicurezza pubblica. Infatti, il nostro Paese, grazie ai governi precedenti, è stato individuato come soggetto adibito pressoché a unico punto di sbarco per tutta l'immigrazione proveniente dall'Africa. Questa scelta ha fatto comodo agli altri paesi europei, alla Francia, alla Germania, ma ha fatto comodo anche a tutto quel mondo che fa riferimento al Partito Democratico e che proprio grazie al Partito Democratico al governo ha avuto la possibilità di gestire un business miliardario. Ma come è noto, la pacchia è finita, lo abbiamo detto tante volte. Sono finiti i famosi 35 euro al giorno sui quali si era ingenerata la corsa per accaparrarseli. Diamo però atto, anche se i banchi del PD sono vuoti, forse saranno andati a mettersi qualche maglietta propagandistica, che il sistema di affari collegato all'immigrazione clandestina, voluto dai precedenti governi di centrosinistra in accordo con quella Europa che non ci piace, è duro, convinto, testardo questo sistema, quasi cocciuto nel non comprendere la storia che avanza, ma ancora di più non vuol recepire la volontà del popolo italiano che con la voce del voto ha spiegato bene a tutti noi che il sistema PD, cooperative, scafisti, trafficanti di esseri umani e morti nel Mediterraneo deve definitivamente finire. Signor Presidente, i colleghi del PD probabilmente non lo hanno ancora capito e per ribadire il folle progetto politico anti-italiano ci sono parlamentari, uno è anche assente in questo momento, che vanno a bordo di barche o navi ONG forse per raccogliere su quelle navi le firme per la mozione di sfiducia al ministro Salvini. Sulle navi ONG, Presidente, il Partito Democratico farà il pieno di firme, ma quelle navi, invece di speronare la Guardia di Finanza, farebbero meglio andare a fare dell'altro, a pescare, qualsiasi altra cosa piuttosto che essere strumento di riferimento per i trafficanti di esseri umani. Quelle persone vanno aiutate a casa loro. A casa nostra dobbiamo aiutare i tanti italiani poveri e disoccupati che sono in difficoltà. E questo non è un ragionamento egoista, tantomeno razzista, è un ragionamento italiano. Il disegno di legge contiene anche importanti norme per garantire la sicurezza nei luoghi pubblici e il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche, incluse quelle sportive. Sappiamo che anche su questi temi la distanza tra noi della Lega e gli altri è abissale. Noi siamo perché ogni tipo di manifestazione pubblica, ordinata e rispettosa delle regole, inclusi i democratici comizi nelle piazze di Matteo Salvini, si possa svolgere tranquillamente, nel rispetto delle idee di tutti. Ripeto, nel rispetto delle idee di tutti. E lo dice uno che vive in quel piccolo paese di campagna dove è nato ed è sepolto Sandro Pertini. Purtroppo le cronache ci fanno capire che non è così. Ma chi sono? Cosa sono i centri sociali politicamente protetti da una parte politica? Perché vogliono negare in modo così evidente il diritto di incontrare la gente nelle piazze? Perché vogliono togliere la libertà di parola a chi la pensa in modo diverso? Io li chiamerei piuttosto centri asociali, perché vanno contro la società normale, contro la società della gente per bene. Noi della Lega siamo dalla parte opposta rispetto a chi fa uso di spranghe e demolisce tutto quello che trova davanti. Noi siamo dalla parte delle forze dell'ordine,
che lavorano contro il crimine e che rischiano la loro vita tutti i giorni. Siamo dalla parte della polizia, dalla parte della Guardia di Finanza, noi siamo dalla parte dei carabinieri. Ma come si fa ad andare a coccolare un assassino che qualche ora prima ha ucciso a coltellate un carabiniere? Solo il Partito Democratico riesce ad arrivare a tanto. Ma non lo vogliono capire, colleghi senatori della Lega, non lo vogliono capire, pazienza. Noi andiamo avanti così, sempre più determinati e con la forza della gente. Grazie Ministro Salvini, grazie Capitano.